Cari amici del Life Brand School, ben ritrovato al secondo appuntamento per quanto riguarda la parte dei glutei. Oggi andremo a vedere degli esercizi su una fase intermedia di lavoro e dal punto di vista proprio sia a terra e per quanto riguarda le macchine. Quindi andremo a visionare realmente e tangibilmente sugli esercizi per quanto riguarda i glutei. Andiamo a visionare il primo esercizio di oggi, il ponte glutei con la palla. Abbiamo bisogno di un tappetino normalissimo, molto molto morbido, e una palla abbastanza rigida per quanto riguarda la stretta delle gambe, quindi delle ginocchia, per contrarre la parte all'intorno. Ci stendiamo, quindi andiamo a stenderci supini, quindi pancia in alto, ci stendiamo completamente. La posizione dei piedi deve essere abbastanza avvicinata a quella dei glutei. Mettiamo la pallina all'interno delle ginocchia, le mani stanno aderenti al terreno, solleviamo solo la parte del bacino, quindi andremo a sollevare bene, contrarre bene il gluteo, stringiamo bene la pallina, 3 secondi di contrazione e ritorniamo in posizione di partenza. Lo rifacciamo, quindi solleviamo bene il bacino, stringiamo bene la palla, sentiamo con le mani la contrazione del gluteo e riscendiamo al terreno. Il secondo esercizio che andiamo a trattare oggi è l'affondo con manubri. Abbiamo in dotazione dei manubri molto leggeri. I manubri ci servono per avere un equilibrio maggiore della stabilità della parte del busto. I manubri stanno lungo il corpo. Avanziamo con la gamba o sinistra o destra, l'importante è avere una buona ampiezza di lavoro. Scendiamo con la gamba anteriore creando un angolo di 90 gradi e anche il posteriore di 90 gradi. Saliamo su, spingendo naturalmente con la gamba anteriore, quindi creando una contrazione sul gluteo. Inspiriamo. Non appoggiamo il ginocchio posteriore e spingiamo sempre con la gamba anteriore, creando una tensione sul gluteo. L'ultima macchina che andiamo a trattare oggi è la standing gluteus. È una macchina molto semplice di regolazioni. L'importante è creare sempre l'impatto giusto sulla parte del petto. Saliamo sulla macchina con una gamba, la gamba in appoggio o sinistra o destra probabilmente. Andiamo a bloccare la macchina sulla zona dietro il ginocchio, sulla zona popliterea. Appoggiamo bene il petto anteriormente, il petto deve sempre essere tutto appoggiato per non creare tensione sulla zona lombare. Cerchiamo di avere una posizione lineare, testa, schiena, gamba, per avere un'efficacia maggiore sulla parte gluteo. Contraiamo, distendiamo dietro, contraiamo sempre, distendere completamente, la gamba in appoggio deve essere leggermente flessa per non creare tensione sulla parte che non deve tirare. Distendiamo bene e ritorniamo sempre molto lentamente. Lo rifacciamo, svuotiamo l'aria, contraiamo 2 secondi e ritorniamo in posizione di partenza. Vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato e vi aspetto per la terza fase riguardante i glutei, la fase avanzata.